hanno tirato via la rotatoria, Dio sa quanti incidenti succederanno, perché ce n'erano sempre e con questa erano molto diminuiti. O hanno portato via, rapinato la rotatoria in mezzo lì che c'era, ma rapinato di notte, perché, e non ci sono arrivati a rapinare anche i segnali, perché quel segnale lì, io conosco bene, segna che c'è una rotatoria. Non c'è più. La rotatoria è scomparsa. La prima segnalazione arriva grazie ad un telespettatore incredulo che quotidianamente transita in via dei Laghi. Tra ironia e preoccupazione racconta che la strada è già stata teatro di molti incidenti e così ora rischia di diventare ancora più pericolosa. Andiamo sul posto, gli automobilisti sono disorientati e scopriamo, parlando con i residenti, che non tutti sentiranno la mancanza di quella rotatoria. Ho visto, sì, ma era poco visibile anche prima, a dir la verità. Evidentemente a qualcuno dava fastidio, o forse a qualcuno serviva una rotatoria per farne un'altra. D'altronde era talmente piccola che non so veramente che utilità avesse, creava forse più difficoltà. Bene così, è più libera, prima bisognava girare attorno, adesso andiamo meglio così, ha fatto un bel lavoro. Allora lei è contento? Sono contento, sì. Mettessero qualcos'altro, al limite il buon senso dell'automobilista è più che sufficiente. E a lei la rotatoria piaceva? Oggi? Certamente, era una cosa che desideravamo da tanto tempo e finalmente l'avevano messa, ecco, era una cosa validissima, ecco. Prima che facessero la rotatoria c'erano molti incidenti. Insomma, la rotatoria di Via dei Laghi divide i cittadini che oggi hanno cercato invano delle risposte. Per onor del vero, però, segnaliamo che comunque una pattuglia della polizia locale ha stazionato nella zona per tutto il giorno per controllare la viabilità.